Buona domenica, benvenuti al TG Cronaca. Allora ripartiamo da quelle immagini che ormai ci stiamo abituando a vedere, sono quelle dei salvataggi in mare, dei soccorsi, degli sbarchi sulle nostre coste. Lo dicevamo anche ieri, nelle ultime 24 ore sono sbarcati oltre 1.600 migranti. Questa mattina una nave di una delle organizzazioni umanitarie approdata al porto di Augusta con circa 800 migranti, e questo avviene all'indomani dell'accordo tra Italia e Libia, e questa è una faccia, è un aspetto di questo dramma. Poi c'è anche il dramma di chi dall'Italia se ne vuole andare nel nord Europa, prova a farlo, per esempio cercando di attraversare la frontiera a 20 miglia. Proprio questa mattina un migrante è stato travolto da un treno ed è il secondo caso in un mese, ma ricominciamo proprio da lì, da quelle immagini degli sbarchi. Le buone condizioni del mare, il vento di scirocco che soffia alle spalle, la certezza che qualche miglia più in là c'è una nave a soccorrerli e metterli in salvo, sono gli ingredienti che in queste ore hanno portato a livelli estivi il flusso di migranti diretti dalle coste libiche verso l'Italia. Questo è il porto di Augusta in Sicilia. Dalle 8 di questa mattina sono in corso le procedure di sbarco di quasi 800 migranti dalla nave Aquarius dell'organizzazione non governativa SOS Mediterranee. Gli operatori umanitari dell'ONG italo-franco-tedesca li hanno raccolti in poche ore nel canale di Sicilia. Erano partiti dalle coste libiche a bordo di gommoni e barchini in legno caricati all'inverosimile dai trafficanti di vite umane. Queste invece sono le immagini girate in mare dalla Guardia Costiera. Gli interventi di ieri nel Mediterraneo centrale da parte della stessa Guardia Costiera e dei mezzi della Marina Militare hanno permesso di salvare altre 600 persone. Erano a bordo di 7 gommoni e 2 barchini, molti anche i minori non accompagnati, mentre su un'altra nave della Guardia Costiera, approdata a Porto Empedocle, tra i 251 profughi c'era anche un uomo ferito da un proiettile a una gamba destra. Con ogni probabilità l'uomo, non in pericolo di vita, sarebbe stato ferito in Libia prima della partenza. E da qualche giorno dà qualche segnale di risveglio anche la Guardia Costiera libica, che è riuscita a intercettare un barcone con 120 migranti a bordo e con il motore in avaria a poche miglia dalla costa. In pochi giorni, hanno fatto sapere le autorità libiche, sono 400 i migranti bloccati in mare ancora nelle acque territoriali libiche. Un'attività destinata a intensificarsi nei prossimi mesi, quando entrerà in vigore il memorandum di intesa con l'Italia e la Guardia Costiera libica avrà a disposizione le motovedette di fabbricazione italiana che il governo Gentiloni si è impegnato a fornire all'esecutivo libico guidato da al-Serraj. In attesa di verificare la capacità di Tripoli di far fronte agli impegni presi con l'Italia, c'è da registrare anche la notizia che arriva da Ventimiglia, dove per la seconda volta in poche settimane un migrante ha perso la vita nel tentativo di passare insieme ad altri il confine ed entrare in Francia attraverso la linea ferroviaria che collega i due paesi. L'uomo è stato travolto da un treno regionale francese diretto in Italia all'interno della galleria dogana, l'ultima prima del confine con la Francia. Il 23 dicembre scorso un algerino di 25 anni era morto con le stesse identiche modalità. E questa notte c'è stato un terribile incidente stradale alle porte della capitale. Ci sono quattro vittime, tutte giovanissime, tra i 17 e i 18 anni, due ragazzi di Tivoli e due ragazze di origini albanesi che viaggiavano sulla via Tiburtina in direzione di Roma. Erano a bordo di un'auto che è sbandata forse per una manovra di sorpasso azzardata e si è schiantata contro un pub sulla statale in località Sette Ville, all'altezza del comune di Guidonia. L'impatto è stato così violento che i vigili del fuoco accorsi sul posto hanno dovuto estrarre i corpi dalle lamiere. Le salme sono state portate all'obitorio del cimitero del Verano per l'autopsia e il riconoscimento. Adesso torniamo su quei luoghi colpiti dal terremoto, luoghi dove si cerca, la gente cerca di tornare faticosamente alla normalità. C'è ancora il dramma degli sfollati, di chi vive fuori casa, e poi c'è il lavoro incessante dei vigili del fuoco, c'è la messa in sicurezza delle aree e anche buone notizie, parziali riaperture delle zone rosse come è successo a Norcia. E poi parallelamente c'è un altro lavoro
lavoro importante che è quello del recupero di quei beni culturali, artistici che hanno fatto meravigliosi quei luoghi, e noi a Norcia rimaniamo perché su quello si concentra il lavoro dei Vigili del Fuoco, sul recupero di quello che è uno dei suoi simboli, la Basilica di San Benedetto. Guardate. Pezzo dopo pezzo si cerca di recuperare quello che il terremoto ha devastato. Siamo a Norcia, i Vigili del Fuoco stanno lavorando per salvare ogni mattone, ogni parte riutilizzabile per ricostruire la Basilica di San Benedetto, il simbolo di questo paese, già messa in sicurezza con una complicatissima operazione di fasciatura. E i Vigili del Fuoco procedono sia al recupero che alla differenziazione del materiale. Il materiale che viene via via rimosso dai tumuli viene vagliato dai restauratori e viene asportato tutta la parte pregiata e la parte che può essere riutilizzata, sia con riferimento anche agli elementi lapidei e sia in quelli in metallo e in legno. Tutto viene raccolto in sacchi diversi, archiviato dal Ministero per i Beni Culturali e portato in luoghi sicuri, in attesa poi di poter ritirare su la Basilica, simbolo non solo di Norcia, perché San Benedetto è protettore anche dell'Europa. L'Unione, da parte sua, si è già impegnata ad anticipare 30 milioni di euro per ricostruire il Duomo, ma anche di adottare procedure accelerate per sbloccare finanziamenti fino al 100% del costo dei lavori necessari. Intanto qui si procede anche alla messa in sicurezza di ogni via o edificio ancora pericolante per farsi strada fino a quel centro storico solo in minima parte riaperto lo scorso dicembre, con la gente che vive ancora nelle roulotte o in sistemazioni provvisorie. In tutte le zone terremotate sono circa 13.000 le persone ancora assistite dalla protezione civile, quasi tutti negli alberghi sulle coste, anche quelli che dopo la scossa dello scorso 18 gennaio si sono dovuti allontanare dalle proprie abitazioni per l'emergenza legata alla neve, con i controlli di agibilità che proprio per questo sono iniziati in ritardo e procedono con difficoltà. Adesso la Protezione Civile ha posto un limite massimo per il rientro dei nuclei familiari ospitati negli alberghi. Chi ha una casa agibile entro il 10 febbraio dovrà rientrarci. Una scelta non semplice, tornare lì, nella propria terra, che continua a tremare. Adesso una notizia che al terremoto in qualche modo è collegata, erano quelle giornate, quelle dell'ultimo terremoto, e ieri sono terminate le operazioni di recupero dell'elicottero del 118 caduto a Campo Felice ed erano i giorni della tragedia dell'hotel Rigopiano lo scorso 24 gennaio, ne ha dato notizia l'esercito. Insieme guardiamo queste immagini che sono in qualche modo davvero spettacolari, impressionanti. Sono state delle operazioni, come potete vedere, molto complesse per la zona impervia dove il mezzo si è schiantato e per la bufera di neve che era in corso. Nell'incidente, lo ricordate, hanno perso la vita 5 persone dell'equipaggio e lo sciatore ferito che era a bordo del velivolo dopo essere stato soccorso. Impegnati nelle operazioni militari del soccorso alpino della Guardia di Finanza che hanno trasportato con un sistema particolare di imbracature il relitto fino a valle. I resti dell'elicottero sono poi stati portati in una località segreta dai Vigili del Fuoco. Sul luogo del recupero era presente anche il sostituto procuratore dell'Aquila per supervisionare i momenti dell'attività, appunto, di recupero. E adesso c'è un appello che fa discutere perché è firmato da 600 docenti universitari, sociologi, economisti, accademici, e riguarda i giovani, i ragazzi che arrivano a portare delle tesi di laurea inadeguati perché dicono non sanno l'italiano, fanno errori ai limiti della terza elementare. L'appello è direttamente al governo. Ne abbiamo parlato con uno dei firmatari di questo appello, che è Pietro Cafaro, docente della Cattolica di Milano. È chiaro ormai da molti anni che alla fine del percorso scolastico troppi ragazzi scrivono male in italiano, leggono poco e faticano a esprimersi. Inizia così la lettera con cui 600 tra docenti universitari e accademici di tutta Italia chiedono al Ministro dell'Istruzione e al Presidente del Consiglio di intervenire perché tesi e testi scritti presentano errori di grammatica, sintassi, lessico appena tollerabili in terza elementare. Nel frasario che si utilizza per la comunicazione veloce attraverso i social media vi è una necessità
di contrarre la frase, di contrarre le parole. Questa contrazione a volte si vede poi riportata anche nei testi scritti, dove non ci dovrebbe per nulla essere. L'appello del gruppo di Firenze è stato sottoscritto da professori delle università di Milano, Roma, Torino, Venezia, Ferrara, Catania, della Basilicata, della Calabria. Tra i primi firmatari anche Massimo Cacciari, Ilvo Diamanti e Ernesto Galli della Loggia. All'Università Cattolica di Milano hanno firmato in 8. Qualche anno fa si lanciò lo slogan delle 3 I, la scuola e l'università, con dietro queste 3 I, impresa, informatica, inglese, e si è dimenticata la 4 I, italiano. Nel tentativo di porre rimedio alle carenze degli studenti, alcuni atenei hanno persino attivato corsi di recupero di lingua italiana. Ora i professori chiedono di rivedere le indicazioni nazionali per la scuola primaria e secondaria, con verifiche periodiche su dettati, riassunto, comprensione del testo, consonanza del lessico, analisi grammaticale e scrittura, anche in corsivo a mano. Sembrerebbe l'ABC, ma i professori notano che non è per niente scontato per i ragazzi. Si ha proprio l'impressione a volte che chi sta leggendo non comprende quello che sta leggendo. E devo dire che per l'università questo è ancora più importante. Il 60% degli italiani non legge libri. Un crucio fino all'ultimo per il linguista Tullio De Mauro, da poco scomparso, che sempre ha insistito nel corso della sua carriera sull'importanza di conservare, anche finita la scuola, la capacità non solo di scrittura ma anche di elaborazione e comprensione dei testi, aspetti non scontati neanche con l'alfabetizzazione di massa. Adesso c'è lo sport con il Super Bowl alle 24:30 ora italiana, l'evento più atteso che da sempre catalizza l'attenzione degli americani e unisce, che quest'anno con l'elezione di Trump si colora anche di politica. Gli ascolti in calo, meno 8% in questa stagione. L'ombra della ormai inequivocabile conferma scientifica della relazione tra danni al cervello e colpi subiti dai giocatori. Un'immagine offuscata dalla polemica sulla squalifica di 4 giornate inflitte al via del torneo alla superstella Tom Brady, uno dei protagonisti di stanotte con i suoi Patriots, accusato di aver fatto sgonfiare i palloni ovali per maneggiarli meglio in un match della scorsa stagione. Il Super Bowl, che chiude a Houston la stagione della NFL, ha insomma un disperato bisogno di tornare a parlare la lingua più amata dal pubblico a stelle e strisce, la lingua del football. Gli ingredienti sportivi ci sarebbero tutti. Il miglior attacco contro la miglior difesa, per esempio. Gli Atlanta Falcons, al loro secondo tentativo in un Super Bowl, hanno una media di 33,5 punti a partita. I New England Patriots, abitué alla 9ª apparizione, hanno placcato giocatori avversari 1199 volte in regular season. Anche la sfida tra i due leader sembrerebbe perfetta per accendere la passione sportiva. La macchina da punti dei Falcons è guidata dal quarterback 31enne Mike Ryan, bravo ragazzo della porta accanto, mentre dall'altra parte la mente e il braccio di New England Patriots sono quelli della superstar Tom Brady, leggendario regista, invidiatissimo marito della supermodella Gisele Bündchen, alla ricerca del suo 6º titolo, come mai nessun quarterback prima di lui. Ma la verità è che non è per queste contrapposizioni di sapore squisitamente sportivo che questo Super Bowl passerà alla storia. La massiccia figura del presidente più controverso della storia recente degli Stati Uniti, il ciuffo biondo di Donald Trump, dominano la notte di Houston anche a distanza e trasformano il confronto tecnico-sportivo in una contrapposizione politica, sociale ed ideologica. I Patriots sono la squadra di Boston, Massachusetts, il nord-est dei padri Pellegrini, stato progressista per eccellenza, il primo per esempio a riconoscere nel 2004 i matrimoni tra persone dello stesso sesso. Qui la Clinton ha vinto con il quasi il 60%, anche se il proprietario della franchigia, Robert Kraft, ha fatto più di un endorsement a favore di Trump e lo stesso Brady ha speso parole di stima per The Donald, salvo fare parziale marcia indietro dopo la vittoria del miliardario, così come il suo coach Bill Belichick. I Falcons, al contrario, vengono dal profondo sud, la Georgia della Cotton Belt, uno dei 7 stati confederati che dichiararono la secessione dal potere centrale di Washington, stato schieratosi apertamente dalla parte di Trump lo scorso 8 novembre. Difficilmente, insomma, almeno nei Super Bowl più recenti, la sfida sportiva aveva dovuto cedere il passo alla polarizzazione ideologica. E invece, l'evento che da sempre ha saputo accomunare gli americani, 120 milioni davanti alla TV nella scorsa edizione, 30 secondi di spot pagati 5 milioni di dollari, questa notte rischia di dividere più che unire. Lady Gaga, che catalizzerà l'attenzione nel tradizionale spettacolo dell'intervallo, ha assicurato che cercherà di tenere insieme gli americani. Ma pronunciata da una delle rappresentanti del mondo dello spettacolo più esplicitamente schierata contro Trump in campagna elettorale, la dichiarazione di intenti sembra più una minaccia che una promessa. E
E non è una promessa, ma una bella realtà del ciclismo italiano, il corridore sardo Fabio Aru. Allora sentiamo come ci racconta, come si sta preparando al Giro d'Italia del centenario. Forse parte il servizio su Aru. 3 mesi, per la precisione 89 giorni, quelli che mancano esattamente al via del Giro d'Italia del centenario che partirà dalla Sardegna, terra di Fabio Aru, dove la Corsa Rosa rimarrà per 3 giorni. La sfida Aru-Nibali è tra le più attese dei tifosi, visto che, dopo aver corso nella stessa squadra, i due si ritroveranno in gara come rivali. Le responsabilità saranno tante, le emozioni anche, perché appunto parte dalla Sardegna dopo 10 anni e toccherà veramente delle salite mitiche, e questo è ancora è uno stimolo molto grande che mi sta spingendo e mi spinge ormai da parecchi mesi a prepararmi al meglio. E sul fatto di non tralasciare nulla al caso, Fabio Aru ricorda quanto aveva detto alla presentazione del Giro a riguardo della partenza dalla Sardegna. Avevo detto che non sarebbero state delle tappe facili, anche perché l'incognita del vento poteva veramente creare non pochi problemi, quindi bisognerà partire al Giro già con una buona condizione, anche perché poi quando si sbarca in Sicilia ci sarà subito l'Etna a rendere questo Giro ancora più duro sin da subito. La preparazione del campione sardo è stata curata nei minimi dettagli, con un periodo di ritiro al sole della Spagna, provando e riprovando le salite della Sierra Nevada assieme ai suoi compagni di squadra della Astana. Sicuramente si fa il massimo, in questi mesi abbiamo cercato insieme alla mia squadra di curare il minimo dettaglio, è una stagione importante quella che ci aspetta, è giunta l'ora proprio di riattaccare il numero sulla schiena e di vedere un po' quello, se il lavoro che abbiamo fatto quest'inverno andrà bene. Nell'attesa di vedere la sfida Aru-Nibali sulle strade del Giro d'Italia, i due corridori si affronteranno all'Abu Dhabi Tour a fine febbraio. Non solo deserto e sabbia, ma anche le prime salite per i due forti grimpeur. Sì, Abu Dhabi l'ho già fatto 2 anni fa, l'Oman non lo conosco, ma entrambe sono delle gare molto, molto interessanti per iniziare la stagione, soprattutto perché il clima è sempre abbastanza buono, fa caldo e quindi c'è la possibilità di lavorare molto bene. Il corridore sardo, timido e riservato, ci tiene però a mandare un chiaro messaggio ai suoi tifosi. Dare spettacolo, perché è una cosa importante per tutti i tifosi, al di là del risultato, veramente trasmettere delle emozioni con un'azione importante magari. E chissà che una di quelle azioni spettacolari non arrivi proprio sulle salite della Abu Dhabi Tour, come primo avvertimento all'amico rivale Vincenzo Nibali. E noi ci fermiamo qui, l'informazione la potete seguire sul nostro sito tglasette.it e questa sera con il nostro telegiornale TG Cronache torna domani con Caterina Bizzarri. Buona domenica.